Spaced Repetitions, o ripetizioni programmate, il modo migliore per ripassare in modo efficace e massimizzare i vostri tempi di apprendimento. Il metodo si basa sull'idea di far trascorrere tempi sempre più lunghi tra un ripasso e quello successivo. Vi evito i dettagli scientifici. Se vi interessa l'argomento, Google sarà vostro amico. Per farla semplice, il nostro cervello segue una curva della dimenticanza, detta curva dell'oblio. In sostanza, in momenti prestabiliti, il cervello fa pulizia di tutti quegli argomenti e quei ricordi che non ritiene strettamente necessari. È così che dimentichiamo. Ripassando proprio in quei momenti precisi, riusciremo a mantenere il ricordo in memoria per un tempo indefinito, anche per sempre. Ogni volta che imparate qualcosa, per trasformarlo in un ricordo consolidato, dovrete ripassarlo diverse volte. Il numero minimo di ripetizioni per ottenere il massimo del risultato è 5. Fermi, lo so cosa state pensando. Ogni volta che studio qualcosa devo ripassarlo 5 volte? Lasciate che vi chiarisca che cosa si intende per ripasso. Molto spesso le persone confondono ripasso con ristudio, cioè studiare di nuovo una stessa cosa. Per ripassare qualcosa vi basterà riportarlo alla memoria, richiamarlo alla vostra attenzione. Potrete sfruttare l'effetto testing, di cui abbiamo parlato in un video precedente. Potete quindi svolgere esercizi, quiz, rileggere i vostri appunti, riguardare i vostri schemi, tutto quello che serve per farvi ripensare a quell'argomento. È un'operazione che non dovrebbe durare più di alcuni minuti. Se vi trovate a ripassare per ore e ore, significa che non avete studiato la prima volta. In ogni caso, i 5 momenti per ripassare fondamentali sono dopo un'ora, dopo 24 ore, dopo una settimana, dopo un mese e dopo 3 mesi. Come vi dicevo, il tempo che passa tra una ripetizione e quella successiva è sempre maggiore. Programmate queste 5 ripetizioni nel vostro piano di lavoro e i vuoti di memoria saranno un ricordo del passato.